Costantino, sento. No, il punto è esattamente questo. Andiamo a chiudere. Meno male che hanno avuto Fini e Casini. Si evocano i riformisti in maniera astratta, almeno quello è l'intervento che ho ascoltato prima, e giustamente Calenda sostiene ci sono riformisti di centrodestra e riformisti di centrosinistra. Io penso che, per esempio, mettere mano a 45 contratti precari in questo paese e ridurli a 4, contratti a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendistato, è una grande riforma all'interno del mercato del lavoro. Penso anche, visto che abbiamo ragionato nella prima parte della trasmissione di quello che sta avvenendo in Lombardia e quello che è avvenuto in Finmeccanica, che probabilmente fare una legge contro la corruzione che realmente intervenisse nei meccanismi malati, certo, che evidentemente questo paese ha prodotto, è un elemento di grande riforma del paese. E invece il governo Monti, che aveva una grande possibilità appunto di applicare e di fare queste riforme, ha lasciato fuori il falso in bilancio, ha lasciato fuori il falso in bilancio, la prescrizione. Ha fatto sulla legge sulla corruzione, no? Cioè ha detto io penso che devo fare questo passo politico proprio perché sulla legge sulla corruzione, così come sulla riforma Fornero, dai due lati dello schieramento le parti meno riformiste hanno messo dei blocchi. Quindi quello che lei dice è vero, ci sono dei blocchi, sono blocchi che vengono una volta dal centro-sinistra populista, una volta dal centro-destra come populista. Un treno rispetto anche chiedendo agli italiani di fare enormi sacrifici. Certo. C'erano due leitmotiv che diciamo hanno caratterizzato tutto il governo Monti. Uno era l'ineluttabilità della crisi e quindi la necessità di dover intervenire con dei tagli pesanti e con della richiesta della tassazione pesanti sulle famiglie italiane e sulle fasce più deboli. E lei non la vedeva la crisi. L'altro elemento, no, dico come è stata utilizzata, l'altro elemento era l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Io penso che l'Europa in questi anni ha chiesto da tantissime altre cose. Per esempio, noi sosteniamo all'interno del nostro programma un elemento, proprio stamattina tra l'altro veniva fatta una conferenza stampa di presentazione delle 50.000 firme di iniziativa popolare del reddito minimo garantito, che è uno degli strumenti che c'è in tutta Europa e che non ha solamente la Grecia e l'Italia. Allora, vado a chiudere questa parte.